l'addetto stampa della formazione Last Minute, Salvi, una partita che vede giocare non proprio male, una partita discreta, distratto in difesa con un autogol e poi è arrivato anche il gol di Di Guida che vi porta sul 2-0 per la squadra avversaria. Infatti noi giochiamo a loro segno, ci è capitato pure domenica, l'altra domenica ancora e l'altra ancora. È proprio il DNA della squadra. Diciamo che avanti siamo un po' più, siamo un po' troppo leggeri. Diciamo che Falco ogni tanto si ci mette la maglia avversaria. Stefano fa si batterla davanti, arrivano pure pochi palloni, però non fa niente, può essere che ora la buttiamo qualcuno nella dita. Bocca al lupo per il secondo tempo, ti appello con la formazione The Gunners. Andiamo dall'inginocchiato Severino. Un buon primo tempo, difesa positiva, il portiere ci sta mettendo, si sta mettendo d'impegno. Sono arrivati due gol, un secondo tempo che però vede la squadra avversaria che dovrà a tutti i costi far gol e voi che dovrete cercare di mantenere la concentrazione e di giocare come avete giocato il primo tempo. Sì, stiamo giocando un po' più sulle ripartenze dopo il 2-0. Dobbiamo tenere il risultato e cercare di fare gol per spezzare un po' Severino. Le gambe. Bravo, complimenti. Grazie, speriamo. Non mi aspettavo queste poche parole da te. La tribuna dice troppo qualcosa. Troppo affanno, capito? Siamo il secondo tempo, un saluto a Beccia, ragazzi. Siamo quindi a finale di partita che sta affrontarsi Last Minute contro The Gunners. Partita terminata con il risultato di 3-3. Migliore in campo MVP Di Guida. Migliore della squadra avversaria. Scala, partiamo con te. Un'illusione il gol nel finale del 3-2, è arrivato il 3-3 proprio all'ultimo minuto che gli ha fatto perdere ogni speranza, peccato perché dopo una bella rimonta sul 2-0 per la squadra avversaria il 3-2 era proprio ottimo. Sì, diciamo una partita molto combattuta, forse per l'occasione ha avuto tutte le squadre, forse è stato giusto il 3-3. Sì, è stata una prestazione diciamo equilibrata per il secondo tempo, un primo tempo dove voi avete fatto un po' il tiro a bersaglio, il portiere parava un po' tutte, in difesa qualche errore di troppo che è stato fatale soprattutto nel finale. Sì, anche perché forse è stata la metà in partita dalla Lari forse. Una partita un po' difficile. Senti, a chi dobbiamo dedicare questo giro in campo? Andiamo male. Va bene, siamo quello per le prossime materie. Andiamo ora da Di Guida, l'eroe tra virgolette del giorno, prestazione diciamo positiva per il primo tempo, negativa nel finale, avete perso secondo me 3 punti d'oro, questo punticino che è arrivato alla fine vi sta un po' stretto dato sì la partita nel primo tempo. Purtroppo hai veramente ragione, ci va molto stretto questo punteggio. Però nel secondo tempo, nei 5 minuti finali, abbiamo avuto proprio un blackout. Ci mancava il reparto, il coordinamento tra difesa e attacco, non c'era nessuno in mezzo al campo. E allora ne abbiamo approfittato facendoci 3 gol in 5 minuti. Per fortuna alla fine ci è andata bene, diciamo tutto sommato. Diciamo anche eccesso di egoismo sotto porta, potevate chiudere la partita in un paio di occasioni, sì. Sono arrivate le conclusioni egoistiche che il portiere è riuscito a deviare. Nel finale siete stati egoistico fortunati con l'errore della retroguardia del Last Minute, è arrivato il tuo gol che ha portato questo punto, diciamo stretto ma prezioso per come si erano messe le cose. Sì, purtroppo abbiamo peccato nella finalizzazione, però siamo stati molto egoisti, me compresi in alcune circostanze, però che dobbiamo dire, alla fine ci è andata bene. Diciamo una buona prestazione, peccato per quei 5 minuti di blackout, sì. Hai proprio ragione. A chi andiamo a dedicare questo migliore in campo? La squadra e al nostro portiere Annello De Gregori, che purtroppo oggi non è potuto essere qui con noi. Va bene, siamo con le prossime partite. Ciao ragazzi.